Grazie Padre Giuseppe, grazie tante e grazie a voi, sono io onorato di essere qui oggi con voi. Settimana scorsa ho avuto un incontro a Palermo con i vostri rappresentanti, ai quali ho spiegato, io vi conosco, conosco il vostro movimento, ho spiegato un po' il perché avevo desiderio di conoscerli e quello che era il mio pensiero e quello che avevamo fatto noi fondando il Movimento per la Gente nel novembre di quest'anno con il primo raduno di Piano Romano. E adesso mi ha pregato di dirlo anche a voi, io ve lo dirò, il mio pensiero è il perché oggi sono qui e da dove sono partito. Essendo un uomo di calcio, avendo molta visibilità, andavo a fare diverse trasmissioni sportive, fra le quali una su nel nord in Antenna 3 Tele Lombardia con Ravezzani, che ne è il direttore, e anche qualcuna mi chiamavano Politica Iceberg, dove c'erano tutti i rappresentanti di diversi partiti che si scazzottavano a parole, ma non sapevano i problemi nostri. Al che io ho detto a questa televisione, ma mi fareste una cortesia, siccome io sono arrivato a una certa età e vedo che della gente non gliene frega niente a nessuno, mi faresti una trasmissione per me al martedì per la gente, dove portiamo in trasmissione la gente e i problemi della gente, perché io sono convinto che quelli che sono a Roma, che quelli che sono ai vertici della politica, non conoscono i problemi della gente, per loro sono solo i problemi dei partiti fra di loro, dei loro combattimenti, delle loro lotte, ma i problemi della gente vera non li conoscono. E mi hanno fatto fare questa trasmissione, che è cominciata l'anno scorso, penso a gennaio. Abbiamo parlato dei vari problemi e dopo tre trasmissioni mi è stato segnalato che a Torino c'era un consigliere regionale piemontese che girava con la macchina per Torino. Se siete vessati da Equitalia, telefonate a questo numero che io mi interesserò, vi do l'assistenza. L'ho chiamato in trasmissione e mi ha aperto gli occhi, perché sapevo, io attaccavo Tremonti, attaccavo il governo perché stava ammazzando le imprese, perché stava raccogliendo soldi con ispezioni fasulle e mettendo delle cartelle esattoriali fasulle dove non c'era evasione, ma perché cercava di raccogliere più soldi possibili per coprire il buco che i nostri politici avevano creato in tutti questi anni. E l'avvocato Goffi mi ha aperto gli occhi perché lui aveva già fatto da tanti mesi, da un anno circa, tutta una ricerca su 1.600.000 prime case ipotecate, su non so quante migliaia, centinaia di migliaia di aziende che chiudevano, su tutta la vessazione che Equitalia su al nord, che qui da voi si chiama penso Serit, ecco, stava facendo, e di tutta questa povera gente che doveva chiudere le aziende, faceva perdere posti di lavoro. Orbene, su questo filone abbiamo continuato per altre quattro trasmissioni, perché la gente era naturalmente molto interessata, perché tutti, 100 su 100, imprenditori, piccoli imprenditori, artigiani, contadini, ricevevano le cartelle esattoriali, vere o false, e in un momento di crisi economica dove lo Stato papà, che dovrebbe essere lo Stato papà, ti deve aiutare, invece rovinava la gente. Orbene, dopo otto trasmissioni mi hanno fatto chiudere. Mi hanno detto poi, fra parentesi, che c'è stato l'intervento di Equitalia e della Lega, a cui davo fastidio. Per fortuna ho trovato poi una sponda a Roma in Radio, dell'amico Ilario, e siccome da lui andavo a fare delle trasmissioni sportive insieme con Melli, insieme con Sconcerti, insieme con tanti giornalisti importanti, gli ho detto dammi uno spazio per questa lotta del Movimento per la Gente, no? Che non era ancora un movimento formato, questa battaglia che sto facendo per la gente, e lui mi ha dato lo spazio. Abbiamo avuto un grande risultato, perché 1.800.000, 2 milioni di ascoltatori tutti i giorni che ascoltavano le nostre trasmissioni e che poi parlavano in diretta con noi e che andavamo a evidenziare quello che volevamo fare, cioè lo scopo di questo movimento nostro, del Movimento per la Gente, è di dire basta a quei signori che stanno lassù, basta a questa Italia che ci ha portato a questo fallimento, perché noi siamo in una recessione spaventosa, e bisogna che noi, la gente, ci guardiamo tutti negli occhi. E io dicevo loro, guarda che la causa non è loro, la causa è mia,
che ho permesso questo. La causa è tua, la causa è sua, la causa è sua, la causa è sua, la causa è sua. Noi che siamo il paese abbiamo permesso questo. E noi dobbiamo riprenderci per mano, dobbiamo prendere coscienza che noi siamo l'Italia e dobbiamo dare a quest'Italia una nuova impronta che parta da noi, dalla gente. Non abbiamo bisogno di salvatori, abbiamo bisogno invece che noi gente ci diamo da fare, diventiamo tanti e riprendiamo in mano lo Stato che siamo noi. Perché lo Stato che siamo noi deve essere soprattutto un servizio per la gente. Lo Stato che mi immagino io, e spero e sono sicuro che l'immagina anche padre Giuseppe, è quello dove ci sia lavoro per tutti, serenità per tutte le famiglie, giustizia sociale, dove anche l'ultimo abbia la serenità e la sopravvivenza assicurata, e se qualcuno anche diventa più ricco lo può fare, ma non a scapito di quello che non sta più bene, cioè uno Stato che sia sì libero ma anche sociale, cioè lo Stato della gente. È quello che io sogno, ecco perché ho detto poi al mio incaricato di formare anche in Sicilia a Palermo il movimento con la sede a Palermo, perché noi abbiamo formato a Piano Romano la prima manifestazione, il movimento per la gente, il nostro simbolo è il cuore con dentro la gente, perché io spero e sono convinto che siccome il valore supremo dell'uomo è l'amore, io penso che con amore si riesca a ottenere nella vita tutto, senza gridare e senza violenza. Un pochino più distante dal mondo. Sì. Per cui io, è uno specialista. Sì. E noi abbiamo fondato questo movimento con questo scopo. In questo momento si sono associati a noi i pastori della Sardegna, erano presenti anche loro a Fiano. Loro mi hanno mandato adesso uno scritto con la loro adesione, sono molto bravi. Ieri stavano occupando il nono piano della regione Sardegna perché vogliono che fermino Equitalia. In Piemonte abbiamo l'avvocato Goffi che è riuscito in Piemonte a far sì che con una legge speciale istituissero un ente di riscossione delle tasse mandando via Equitalia, ed è un ente di riscossione Piemonte che partirà fra pochissimo, chiederà un aggio del 4% invece del 9%, ma soprattutto alla austriaca farà sì che quando uno di noi si presenta all'agenzia, che si chiama Agenzia Piemonte, con una tassa che diciamo che non è giusta, non siamo noi che dobbiamo dimostrare che non è giusta, ma è lo Stato, è la regione che dopo 15 giorni gli deve dire guarda hai ragione e noi ottemperiamo, perché oggi anche quando tu hai pagato e si accorgono che non è giusta, devi anche tu andare a cancellarti oltre i mesi di tempo e spendere dei soldi per cancellare l'ipoteca che ti hanno fatto sul tuo bene.